differenza di quello fanese, il Capodanno in piazza Pesarese è stato sì frequentato, ma ha avuto un tono più contenuto. Gli spazi di vivibilità della Piazza del Popolo sono ben diversi da quella fanese, dato che molta superficie è occupata dalla scenografica pista di ghiaccio e dalle casette, tutte rigorosamente aperte, che certamente fanno massa critica, ma saturano anche tutto lo spazio disponibile. Così al fatidico conto alla rovescia si sono ritrovati in alcune centinaia di persone, portate al fatidico momento comunque da una serie di band di primo livello che si sono alternate sul palco fino alle 2 di notte. Gli irriducibili del bicchiere bottiglia alla mano per festeggiare il nuovo anno erano comunque, come disposizioni della questura, sotto l'occhio vigile anche qui delle forze dell'ordine in una presidiatissima piazza del Popolo, afona anche questa di botti, vietati però solo nel perimetro della piazza, ma non nel resto della città, dove infatti non sono mancati gli infortuni. Due ragazzini sono finiti al pronto soccorso del San Salvatore con ustioni ad entrambe le mani. Ma se per il brindisi di mezzanotte Fano ha primeggiato, a rubare la scena del giorno dopo e però è stata Pesaro, con una manica di temerari che, sempre più numerosi ogni anno, sfidano il gelo delle acque allo scoccare di mezzogiorno dalla spiaggia di Ponente per il bagno del primo dell'anno. In 50 quest'anno si sono tuffati dalla spiaggia con una temperatura esterna di appena 11 gradi, ma con la stessa scioltezza di chi fa il bagno a Ferragosto, sotto gli occhi un po' attoniti di diverse centinaia di presenti. Mentre nel lontano 1985, in cui è iniziata questa gelida consuetudine, era presente un solo temerario, l'inossidabile Alessandro Bischi, che rilanciò una tradizione degli anni 70 del circolo canottieri.